diciamocela tutta, queste aree hanno avuto il terremoto non il 24 agosto. Io dissi il 7 novembre in Parlamento che queste aree erano state abbandonate da 30 anni, per cui con tipi di politiche che privilegiano solo ed esclusivamente i numeri. E allora i numeri hanno messo in discussione varie volte la funzionalità e il futuro dell'ospedale. Questi numeri hanno messo in discussione il funzionamento delle scuole. Questi numeri hanno fatto sì che tutti quegli uffici e tutti quei servizi che stavano a servizio della popolazione piano piano sono stati chiusi. Nella precedente vita il sindaco di Amatrice disse: i presidi di area particolarmente disagiata, ed Amatrice penso che sia un presidio di area particolarmente disagiata, deve avere un pronto soccorso che funziona, un reparto di medicina, un laboratorio analisi, un laboratorio di radiologia e perché no una specializzazione. E allora con la distruzione dell'ospedale incominciamo a sancire questa cosa. Questo è un patto. Nel resto d'Italia ci sono le zone urbane franche, stanno tutte al sud d'Italia e una sta all'Aquila. Il resto, tutta quell'Italia, dell'Appennino, del centro-nord, è stata esclusa. Allora queste aree hanno la possibilità di chi vive su quel territorio e fa economia, che non pagano i contributi, non pagano le tasse. Questo è un modo per far ripartire il lavoro. E allora dovremmo fare un patto. Poi potrei dire dove sono stati quelli che fino a oggi hanno rappresentato questi territori, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. Noi oggi dobbiamo dare una linea, e la linea è quella, è inutile che piangiamo. Io lo so che qui non c'è più niente, io lo so che qui non c'è più un'attività, io qui lo so che oggi ci sono solo macerie, io lo so che si devono sbrigare a portare via le macerie, io so tutto. Noi oggi dobbiamo indicare una linea. L'area di Rieti, del centro Italia, deve avere pari dignità rispetto a altre aree della nazione se vogliamo avere un futuro. È questa la partita. E allora il terremoto è una scossa di vita. Il terremoto oggi ci dà la possibilità, da una morte, ripartire con la vita. E la vita significa sottoscrivere un patto domani. Ci vediamo tutti, nero su bianco, così diamo la sensazione e la dimostrazione che le parole hanno un senso, che dobbiamo recuperare il valore della forza delle parole in un mondo dove oggi contano solo le immagini. Allora sottoscriviamo questo patto. Il sindaco di Amatrice ci sta Cummoli, ci sta Città Reale, sottoscriviamolo perché è una visione da qui a 20 anni di queste aree. Noi oggi non ci dobbiamo lamentare, indicare una strada, se siamo d'accordo lo firmiamo subito, andiamo sui tavoli, perché è il riconoscimento, e chiudo, di 30 anni di abbandono. Grazie e buon primo maggio a tutti.